Eccoci, siamo sempre, come vedete anche alle mie spalle, Federconsumatori Veneto, protagonista del nostro approfondimento. Vi ricordo il numero di telefono 0419715 08, in orari d'ufficio naturalmente, altrimenti www.federconsveneto.it, il sito internet da visitare, perché ci sono moltissimi anche suggerimenti, aiuti, casi risolti e possibilità di risolvere le problematiche. Presidente Claudia De Marco, Presidente Federconsumatori di Treviso, chiedo a lei. Prima cosa, l'avevo interrotta, l'abbiamo analizzata ben bene, però era importante dirlo, andare a ritirare le raccomandate, e questo è un aspetto fondamentale, non lasciar passare tempo. Poi, che cos'altro è importante fare in questo periodo, più che mai? Informarsi sulle opportunità che comunque i vari decreti che sono stati approvati offrono al cittadino, quindi dicevamo prima le sospensioni, la rottamazione e questa possibilità che però non è ancora attuata perché manca appunto un decreto sullo stralcio delle cartelle emesse fra il 2010 e il 2020 inferiori ai 5.000 euro e per persone che hanno un reddito fino a 30.000, poi anche su questo magari approfondiranno i colleghi. C'è una slide qua di Rispetto, supporto anche a questo, quindi sì, chiedo alla c'è regia, una, chiedo alla regia abbiamo di preparato un po' supportarci di. con le slide. Prego. Se no, continui pure, quindi. Sì, dicevo, sono tutte delle opportunità che il cittadino ha nei confronti per opporsi anzi, non per opporsi, per dialogare, diciamo così, con la pubblica amministrazione, nel caso specifico con l'Agenzia delle Entrate, e devo dire che in questi ultimi anni uno sforzo da parte della pubblica amministrazione proprio nella comunicazione con il cittadino c'è stata. E noi abbiamo anche dei progetti relativi alla digitalizzazione, perché poi se da un lato è vero che la pubblica amministrazione si è modernizzata, non sempre i cittadini sono riusciti a seguire questo percorso. Penso ad esempio allo SPID di cui abbiamo parlato sempre in questa trasmissione la settimana scorsa. E anche in altri casi la pubblica amministrazione si è appunto evoluta. Purtroppo non tutte le persone, soprattutto quelle più fragili, penso agli anziani, ma abbiamo visto insomma anche cosa è accaduto con la scuola in questo periodo con la didattica a distanza, non tutti hanno gli strumenti e la possibilità di comunicare in questo modo. Noi abbiamo a disposizione anche in questo caso i nostri sportelli e motivo in più per questioni che riguardano proprio la riscossione di tributi. Diversa invece è la questione con le società private o simili che recuperano il credito e che si affiancano nel recupero del credito magari a Agenzia delle Entrate e riscossioni. Lì è già più complicato perché soprattutto in alcuni casi non vigono neanche le stesse norme e non sono previste le stesse agevolazioni. Perfetto, lo interrompo allora un attimo, passiamo la parola a Francesca Carnio. Accennato alla Presidenza, la Presidenza ha ribadito alcuni concetti, stralcio, prescrizione, cioè un qualcosa che non è stato ancora approvato, che quindi la cancellazione sostanzialmente di alcune posizioni aperte che però non ha avuto decreti attuativi. Insomma, qual è la situazione adesso nel dettaglio specifico? Un attimo solo che è arrivato anche un messaggio. Io ho la cattiva abitudine di non ritirare raccomandate, solo per caso una l'ho ritirata e ho letto che avevo l'auto sotto fermo per delle multe datate. Continuavo a girare come nulla fosse. E allora, prima di rispondere, chiedo all'avvocato Sardi, può dare risposta a questa mail? Sì, Fermo è dell'auto, successo. comunicato. Prego, non mi No, sente. dicevo, Allora, fermo vabbè, ho dell'auto, letto quello comunicato. che è capitato al cittadino. Ahimè, diciamo che gli è andata bene se non è stato fermato, perché a questo punto lui stava circolando con un veicolo che non poteva circolare. Quindi, insomma, diciamo, è stato fortunato, gli è andata bene. Questo però prova e ribadisce quello che io e le colleghe hanno detto finora: cercate di ritirare le raccomandate, anche perché vabbè, la collega prima ha fatto l'esempio dell'ulteriore sanzione conseguente al fatto di non aver comunicato chi era alla guida del veicolo al momento della commissione dell'infrazione. Però al cittadino può anche
può anche capitare questo, anche perché comunque l'amministrazione dopo conosce, sa. Certo, avvocato, solo una cosa, circolare con la macchina col fermo amministrativo cosa comporta come sanzione? Beh, comportava un'altra sanzione e penso che se arrivassi potesse anche arrivare addirittura alla confisca del veicolo. Confisca vuol dire il veicolo non è più in tua proprietà? Eh no. Aiuto. Attenzione. Quindi, no, gli è andata bene, diciamo, però non è... Sono cose che è meglio evitare, anche perché insomma, se l'avesse saputo sarebbe potuto intervenire, magari valutando se era modo di ottenere una rateizzazione o qualcosa della sanzione, che magari avrebbe anche sbloccato questo problema. Però, chiaro. Allora, attenzione, perché la confisca del veicolo vuol dire che lo perdi definitivamente con tutto quel che costano le macchine, quindi è una cosa gravissima. Torno a dare la parola a Claudia De Marco, Francesca Carnio, che l'avevo interrotta. Si parlava appunto di stralcio, prescrizione, oppure anche a società di recupero. Ha da dire qualcosa nel dettaglio? Allora, l'opportunità per esempio della rottamazione c'è stata, diciamo, in passato, e al momento ci sono scadenze, peraltro sospese con i vari decreti, quindi è possibile per chi ha già chiesto la rottamazione di saldare e di sistemare le varie scadenze. Aprirei una parentesi, nel senso, ricordando che, e dando due date per me molto importanti, cioè il 30 giugno, perché fino al 30 giugno, diciamo, sono sospesi i principali atti diciamo tributari o comunque fiscali, nel senso non arrivano cartelle nuove fino al 30 giugno, non ci sono pignoramenti o fermi auto o altri provvedimenti di recupero forzoso. E però io direi approfittate di questo, cioè intanto documentatevi, informatevi, provate a chiedere la rateizzazione, quindi comunque non sottovalutate il problema e aggiungerei anche che dal 30 giugno poi ripartendo la macchina, diciamo, del recupero credito, c'è un'altra data a cui si aggiunge, che è il 31 luglio, altra data fondamentale soprattutto per la rottamazione o per chi ha delle rate, eventualmente pagare eventuali rate o cose lasciate indietro, sempre per chi ha in regola il 2019. Su questo punto suggerisco eventualmente a chi ha in piedi rottamazioni o rate di informarsi nel dettaglio, perché essendoci succeduti vari decreti nel tempo, non è facile capire bene se si ha ancora la possibilità di pagare o meno. Di sicuro l'intento dei vari decreti è stato quello di dare ulteriore tempo per pagare, di allungare la possibilità di pagare, per esempio per la rottamazione c'è la possibilità di rateizzare in 10 volte al posto che 5. È stato aumentato l'importo per cui chiedere la rateizzazione, si è passati da 60.000 euro a 100.000 euro, quindi c'è la possibilità di fare molte cose. Ecco, c'è un problema di connessione con Francesca Carnio. Passo la parola un attimo all'avvocato. Sospensione 30 giugno, è possibilità appunto di fare eventuali ricorsi, un ricorso tributario, com'è la situazione? Aspetti che leggo anche un messaggio: dal 30 giugno molti piangeranno, ma prima o poi tutto torna, il karma non si sfugge, è una battuta. Ricorso tributario, quindi rivolgersi all'avvocato, è possibile comunque farlo? Se i provvedimenti sospendono anche il termine
per impugnare l'atto, quindi se proprio si è congelato tutto, quindi non solo il termine per il pagamento, ma anche il termine per proporre il ricorso, sì. Calcoliamo che comunque si tratta di normative speciali, quindi che si applicano in un periodo determinato e delimitato e nei confronti poi di provvedimenti, anche qui insomma determinati e delimitati, bisogna un attimo vedere cosa dice. Sì, assolutamente sì, cioè se è sospeso il termine per pagare, quindi se è congelato tutto, è congelato anche il termine per proporre il ricorso. Certo. Le chiedo, avvocato, quando è che diventa importante agire giudizialmente, quindi far proprio ricorso fisicamente? Il primo step è rivolgersi all'associazione di consumatori, dove si riceve una consulenza, si cerca di comprendere bene di che cosa si tratta, allora, e danno il supporto. Quando però, perché il passaggio dall'avvocato è sempre un po' preoccupante. Lo so, la gente non viene volentieri. No, allora, è brutto dirlo, ma però io cerco sempre di rassicurare le persone e dico che il principio che regge il nostro sistema tributario, adesso fare una battuta, ma invece è un principio codificato, è quello della collaborazione. Cioè il nostro sistema negli anni 70 ha deciso di non intervenire dall'inizio alla fine nella pretesa tributaria, ma di lasciare al cittadino quello di dichiarare, la famosa dichiarazione, proprio un significato anche pratico, qual è la sua base imponibile, quindi di calcolare l'imposta e determinare. L'Agenzia delle Entrate interviene in un momento successivo, quindi o a mezzo di controlli, oppure se vede che c'è stata una omissione o una, diciamo, nullità della dichiarazione. Questo principio della collaborazione, secondo me, è importantissimo, perché poi discendono altre attività, per esempio, non so, l'autotutela, per esempio l'interpello, per esempio l'essere convocati dall'agenzia perché magari in contraddittorio ti chiede di produrre, integrare certi documenti. Il ricorso, a me piace credere che sia proprio l'extrema ratio, l'ultima possibilità che viene data ad un cittadino. Io dico sempre, avete dei dubbi su come applicare la norma al vostro caso, facciamo un interpello, insomma l'agenzia ha 90 giorni per rispondere, dà una risposta al vostro caso specifico, e se poi non si attiene la risposta che vi ha dato, tutti gli atti successivi contrari sono effettivamente affetti da nullità. Facciamo anche un ricorso in autotutela. Attenzione, non sospende i termini per il ricorso giudiziale, però magari può anche questo essere utile. Insomma, cioè 60 giorni non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi se vengono spesi bene. Poi ora dire se conviene sempre oppure no fare un ricorso, e qui bisogna vedere. No, là si entra nel merito assolutamente. Grazie molte. Grazie. Leggo il messaggio, dove andare in pubblicità. Io oltre a sapere come pagare le tasse, vorrei sapere come si possa pretendere dopo un anno che non si lavora. Questa è un'altra battuta, perché vabbè, tanti. In che senso intende pretendere? Da parte dello Stato chiedere del pagamento delle tasse quando ci sono molte persone che non hanno potuto lavorare. Vabbè, come si commenta da sé. Ne parliamo eventualmente. Esatto. È una questione più politica questa. Pubblicità, grazie. Pochi secondi, poi ritorniamo con voi. Grazie.